accompagnerà per tutta la serata, proprio per essere coerenti con il nostro obiettivo, l'accessibilità, e dunque sia per le quali persone non vedi che possono essere in sala, sia perché lo spettacolo sta andando in diretta streaming sul canale Facebook di Automat. Ok, allora iniziamo intanto con di parlare del progetto. Questo lo spettacolo devo dare risultati molto lentamente perché Marinetta mi deve seguire. Lo spettacolo, dicevo, fa parte del progetto Si Può, Tavoli di Accessibilità, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del quale appositi Automat APS, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, in partenariato con ASP, Associazione Sclerosi Tuberosa, e UILM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione Nazare del Mondo, con la collaborazione di CERPA, Italia Onlus e Socialnet Servizio Sociale. Cito inoltre la rete Solo per Loro, di Via Corda, perché Automat fa parte del tipo di associazioni che si impegnano nella realizzazione del polo pediatrico di Lecce. A questo punto ci starebbe anche una proposta, grazie. Grazie. Faccio una brevissima presentazione di Automat, perché è Automat che ha portato qui tutti voi questa sera. Automat APS è un'associazione nazionale che ha sede operativa a Lecce e nasce con l'obiettivo di tutelare le persone con patologie reumatologiche e rare. Quindi la sua mission è migliorare la qualità dell'assistenza per migliorare la qualità della vita. Per questo organizza eventi, corsi formativi, giornali di screening ed offre supporto psicologico e tanti altri servizi all'utenza. Al numero verde di ACPA rispondono degli specialisti, quindi sia psicologi, reumatologi, volontari, una referente del gruppo Fibromialgia. Potete trovare comunque tutte le informazioni dell'associazione sulle brochure che sono state distribuite in strada. Ma torniamo a noi, al nostro progetto, al progetto della serata. Musica Si Può. Cosa vuol dire questo progetto? Che sia il turismo, il tempo libero, lo sport, la cultura devono essere accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità. Le pratiche riguardanti turismo e sport si sono già svolte e si stanno svolgendo in questo momento in altre parti d'Italia. Qui invece, a Lecce, in questa bellissima cornice, abbiamo voluto dedicare lo step cultura e arte. A tal proposito, vorrei ringraziare, che ci abbiamo visto in sala, l'assessore Paolo Correzio, che ha visto il nostro evento, ma spero che non sia scattato. Prego Paolo, accomodati. Perché dovevo solo ringraziare l'amministrazione comunale che ha concesso, nell'ambito della rassegna che c'è in scena del 2022, l'utilizzo di questa magnifica location. Un applauso per l'assessore Correzio, grazie. Grazie, grazie assessore. E ci portare una prova, un saluto, un saluto. Buonasera, buonasera a tutti. Gli applausi dovete farli a loro, ma no, non ci mancherebbe altro. Voi che siete stati bravi, anzi scusami, il primo applauso si dice che è sulla fiducia. No, a parte gli scherzi, grazie, grazie a voi, abbiamo messo a disposizione tutto il male che sia, questo luogo fantastico che ospita tanti spettacoli ogni estate, la rassegna che c'è bellissima, le scene, la danza, la musica. Voi siete insieme, in realtà, l'associazione di Roma nel mondo del resto del cuore,
che nasce per promuovere attraverso la musica un'immagine di gioia, inclusione e resilienza delle persone con disabilità. Questa sera l'evento è composta da Leonardo Lavaglia e Raffaele Convertino, che vedete, grazie, hanno già preso posizione. Grazie Leo e Raff. E loro sono due sognatori di Accogliabili, associazione di promozione sociale che si prefigge di promuovere l'accessibilità alla musica per tutte le persone che vogliono avvicinarsi a questa forma d'arte. Grazie. Raff e Leo, posso chiamarvi Raff e Leo per dire proprio no? Raff e Leo ci suoneranno mentre in canzoni tratte da coloro che sono le note. E le ballerine del Centro Danza e Teatro Carlotta Mantegna di Surgo arricchiranno la loro interpretazione con la loro danza. Vi lascio alla musica di Raff e Leo. Grazie. Thank you.
Thank you.
minuti per dirvi che il centro rassegnato Canosa d'Appella è assurdo, la settimana che abbiamo visto anche dirvi è Andrea Celeste Mattella, e ha portato quindi le sue allieve che hanno parlato con dedizione e hanno parlato sulle note di queste bellissime musiche che hanno eseguito l'altro. Grazie, grazie infinite. Grazie, approfitto di questo. Sono stati bravissimi. Ragazzi, volete dirmi qualche parola? Avete piacere la partecipazione? Io dico grazie al direttore. Thank you.
pensiero che è quella di un rosa che si attende di vedere la testa di Gesù per poter esprimere un desiderio da parte di sicurezza. Ed è quella di un rosa altro non sono che corre che prendono l'uomo a contatto con la atmosfera. Non è identificabile che per una particolare inclinazione del venire a contatto con l'atmosfera bruciano, lasciando una scia luminosa visibile da terra e forse anche da vivere. Thank you.
creazione delle libertà, al caso, alla sfortuna. Insomma, per molti americani e non solo, quel discorso diventa una forte esaltazione, una sorta di sfida al nemico russo, che sarebbe caduta nel dimenticatoio, la credibilità del Signore credente. Ma sappiamo come sono andati, e quella credibilità non ebbe alcun tipo di caduta. Con quel discorso nacque il progetto Apollo 11. Io ero un giovane di 12 anni, specializzato nel collaudo di aerei.
più piccola di una tenda da banchetto. Erano sedute, scomode, ingombranti, ma intorno a loro il nostro movimento. Thank you.
sono 2 minuti, il primo di 5 motori viene spento, ma l'accelerazione continua. Qualche secondo e anche gli altri 4 motori vengono spenti, segno che il carburante della prima sezione da subito è terminato. Ormai vuoto, questo primo stadio si stacca dal razzo. Ingrato scorsa in mare. Si accendono altri 5 motori del secondo stadio. Siamo fuori dall'atmosfera. Siamo senza aria. E le due canzoni della partenza sono scomparse.
fissando con le luci, muove intorno alla luna. Scorgo la terra e appare come un altro. La differenza è che non vengo accettando la luna di fiore. Quell'immagine mi emoziona, ma non mi distrae dall'emozione, dalla responsabilità che mi viene al centro di luna. La procedura prevede questo. Quando
stato l'uomo più sotto dell'universo. È questo che io amo. È questo il mio adoraggio. Ma il resto della storia, già la conoscete. Grazie, è stato veramente molto.
brochure che abbiamo distribuito in sala. Siamo arrivati alla fine della serata, è il momento dei ringraziamenti. Io credo che forse sono già un palco, alcuni di loro. Ringrazio Abby Friend, Leonardo Roguardo e Federico Bertino. Grazie, perché ci vuole aggiungere o preferisci non ti vedo più? Comunque, se vuoi aggiungerci, grazie, siamo qui, ti aspettiamo. Ringrazio ancora Francesco Trapani e Alessandro Duma per il progetto Musa. Grazie. Il maestro Vincenzo De Luci, che è ancora qui con noi, Fabrizio Giannuzzi, grazie. Il Centro d'Arte Teatro Carlotta Mantega, direzione artistica e specialista Mantega, invito tutte le ragazze qui sul palco e con la pelle, che c'è tutti, grazie la pelle. Ragazze, prego, così. Grazie, vi ricordo che le ragazze e gli artisti si sono prestati gratuitamente a esibirsi questa sera. Grazie ragazze. Andrea Celeste, vieni, grazie, insieme a Virginia. Grazie ragazze, prego, un grandissimo applauso alle nostre ragazze. Andrea, Virginia, prego. Ringrazio ancora la mia omonima Marinella, grazie. L'amministrazione comunale di Lecce che ci ha permesso di stare qui in questa bellissima incantevole economia.